Buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie agli organizzatori di ESC per ospitarci. L'obiettivo di questo talk è quello di provare a dare un po' di visibilità al sistema operativo iOS, un sistema operativo mobile basato su Android Open Source Project. In particolare è un fork di Lineage OS. E di dare anche un po' di visibilità al progetto di eFoundation, perché a nostro parere rappresenta una reale alternativa a quelle che sono oggi le soluzioni mobile presenti sul mercato, cioè la distribuzione di Android distribuita da Google e iOS. Ovviamente è un progetto in divenire, non è sicuramente qualcosa che si può proporre come competitor, ma ad oggi rispecchia una reale alternativa. Come avete sentito, la prima parte introduttiva la farà Marco Calamari. Cassandra, credo che qui insomma non abbia bisogno di presentazioni. Chi ha la mia età ha avuto modo sicuramente di leggerlo per anni sulle pagine di Punto Informatico. È una persona da sempre attiva su quelle che sono i diritti civili su internet, con progetti come e-privacy oppure il progetto Winston Smith. Quindi io sono Leandro, mi occupo anch'io di informatica ma a un livello completamente diverso, lavoro principalmente con la piccola e media impresa, ma sono da sempre un sostenitore del software libero di cui faccio abbondantemente uso nel mio lavoro. Quindi adesso non so se vuoi iniziare tu, Marco. Posso partire? Sì. Sì, vai pure. Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto mi dispiace non essere lì con voi. Ho la maglietta yes del 2014 per stabilire almeno un minimo di link empatico. E ringrazio Leandro per la presentazione. Ci aggiungo qualche elemento. È una trentina d'anni appunto che mi occupo di privacy. Ho avuto anch'io la mia lunga parabola nel mondo dell'informatica, prevalentemente dell'informatica nelle grandi aziende, dal Nuova Opinione all'Olivetti, Erea, General Electric, dove comunque mi sono sempre occupato di informatica a livello di grandi sistemi e di formazione professionale. Ho iniziato un'attività di computer forensic che mi ha portato naturalmente a occuparmi di telefoni. E a inorridirmi, per quello che vedevo, già più di quello che ero inorridito. È stata una parabola sulla privacy che racconterò forse in più dettaglio, e-privacy. Quest'anno facciamo una e-privacy l'1 e il 2 ottobre, che non sarà un'e-privacy di relazioni, ma sarà un'e-privacy di testimonianze, di racconti, di ricordi, a cui siete invitati tutti a partecipare. E in pratica, che cosa mi è successo in questi 30 anni in estrema sintesi? Beh, in estrema sintesi c'è stato quello che un esperto di sicurezza chiamerebbe un'evoluzione negli scenari. Un'evoluzione negli scenari perché negli anni 90, chi c'era se lo ricorderà, si giocava alla pari con i grandi fratelli dell'epoca. Si poteva avere addirittura un anonimato assoluto con un po' di autodisciplina. Nel decennio successivo del 2000-2010 le cose hanno cominciato a cambiare perché internet è diventato mainstream e quindi sono nati un sacco di servizi. Poi nel 2010-2020 gli smartphone sono diventati ubiqui nelle tasche di tutti e i social sono diventati altrettanto ubiqui nelle abitudini delle fede, ovviamente, nella mia opinione, nelle abitudini di tutti e hanno prodotto i due grandi mali della società odierna a livello di privacy. Non si può più combattere la privacy alla pari con i grandi fratelli, bisogna passare a una strategia di limitazione del danno, cioè giocare sul piano personale, questa almeno è la mia opinione. E per fronteggiare le due grandi, non minacce, i due grandi problemi in atto che ci riguardano più o meno tutti, cioè i social e gli smartphone, sono le due grandi cose di cui parlare, ci sono diverse strategie. Qui non parliamo di social,
ma la strategia di limitazione del danno dei social è uscirne, magari in maniera astuta e diluita, in modo da non perdere la propria rete di relazioni sociali, magari ne riparleremo in privacy. Ma cosa si può fare con i cellulari? Beh, traumaticamente uno potrebbe decidere, e c'è chi l'ha fatto anch'io per un certo periodo, di prendere lo smartphone, spenderlo, levare la SIM, mettere un dumb phone, quelli che vendono ancora a 20 euro e che fanno telefonate e ricevono SMS, ma essendo privi di sistemi operativi non possono fare altri danni, e cominciare a fare quello. È chiaro che se posso solo telefonare perdo la mia rete sociale che si poggia su le non telefonate, quindi sulle chat e quant'altro. Incredibilmente anch'io, pur con un uso limitato di telefonini, ne ho sviluppata una, e quindi ho potuto subito toccare con mano che cosa voleva dire in termini di interazioni con gli altri, interazioni telematiche con gli altri, quello che questo significava. È chiaramente un grosso danno che è sull'altro piatto della bilancia rispetto alla privacy. E allora cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente di ritornare prontamente al cellulare, ripartire da un cellulare nuovo, uno smartphone nuovo, e cominciare a implementare sullo smartphone strategie di riduzione del danno. Ero completamente ignorante degli smartphone, non essendo uno sviluppatore Android, essendo stato in passato uno sviluppatore Apple, ma era così passato che non c'erano ancora gli iPhone. E quindi ho dovuto studiare un po', l'ho fatto in occasione del mio inizio di attività come computer forenser. I computer forenser non sono più computer forenser perché il rapporto nei casi fra computer e smartphone è di 1:9, il 90% delle volte che trovi a dover fare qualche cosa è analizzare uno smartphone, e per cui ho fatto un corso pratico accelerato, anche se visto con una prospettiva un po' peculiare, sugli smartphone, e mi sono reso conto di un po' di cose che non sono magari evidenti. Non so se Stefano Fratepietro, che è quasi un collega molto più esperto di me, ne ha parlato, ne parlerà in un talk lì da voi, sarà sicuramente un argomento interessante. Ma venendo a noi, che cosa si può dire? Bene, che bisogna cominciare a installare il minimo di applicazioni possibili, bisogna guardare ogni applicazione prima di installarla possibilmente, perché dove il danno potrebbe essere già fatto, prima di installarla, e bisogna dargli il minimo di permission possibile, che non sono quelle che richiede ovviamente. Bene, devo abbassare il volume? Sì, perché mi... Allora. Distorge sempre? Adesso mi dicono. Prova a parlare. Distorce sempre il volume? Non ho feedback, quindi direi che potrebbe essere migliorato. Va bene, io posso ulteriormente abbassare. Basta. Allora, mi dicono un pelo meglio. Allora, lo abbasso ancora. Adesso un pelo meglio ancora. Fino a che mi sentite posso abbassare, poi... Forse non è chiaro. Okay, adesso non gracchia più. Perfetto. Benissimo, chiedo scusa allora per i gracchiamenti dovuti alla sistemazione di fortuna. Stavamo dicendo che le normali modi di ridurre i danni, cioè poche applicazioni e togliere il più possibile delle permission alle applicazioni, sono sicuramente un modo per ridurre il danno, ma non è un modo molto efficace. Non lo è perché richiede una continua applicazione, molto tempo per stare appresso al proprio telefono, che non tutti, anzi praticamente quasi nessuno ha, e soprattutto non elimina i danni dati dalle non applicazioni. E i telefoni Android, è il mio caso, sono circa l'80% dei telefoni esistenti al mondo, e in realtà hanno un sacco di cose inserite da Google che stanno nel background
e fanno già cose senza che ci siano applicazioni installate. Sono quasi tutte nei Google Play Service, che infatti sono assolutamente impossibili da disinstallare, e nelle due o tre applicazioni Google che utilizziamo, utilizziamo tutti, a cominciare da Google Maps, l'assistente vocale, eccetera, eccetera. È chiaro che bisogna quindi fare un altro passo, e di altri passi ce ne sono. Anche qui faccio un po' di faccio un flashback, torno indietro. Esistono i telefoni che non hanno Android e non hanno iOS, anzi sono molto vecchi. Il capostipite, che è il Freerunner di OpenMoco, era un telefono Linux su cui si caricava una distribuzione Linux personalizzata e si cercava di far funzionare le cose. Far funzionare le cose vuol dire che si riuscisse a telefonare con tutti e due che sentivano, e si riuscisse a mandare un SMS, e già questo era difficile per i noti motivi di completa chiusura delle API e dei chipset che i produttori di telefoni fanno e continuano a fare anche adesso. Per cui, dopo aver comprato a caro prezzo un OpenMoco e averci perso una quantità di tempo notevole per cercare di usarlo almeno per telefonare, l'ho messo nella scaffale delle cose troppo belle per essere buttate via, e ancora lì giace con un bel po' di polvere. C'è stata tanta attività, un sacco di aziende hanno prodotto da allora, perché parliamo della fine degli anni 90, da allora hanno prodotto telefoni Linux o per la maggior parte Linux dentro, ma sono sempre stati meteore quando erano iniziative commerciali, e non hanno mai avuto un minimo di diffusione. Ultimamente i due telefoni a cui si fa riferimento sono il Fine Phone e il Purisma Phone, che sono due implementazioni, la seconda più libera della prima, di un telefono Linux, con delle distribuzioni che cominciano a fare quello che devono per le prestazioni principali, telefonare, mandare SMS e poco altro, ma non sono utilizzabili come rimpiazzo del telefono. Noi, se vogliamo limitare il danno, dobbiamo muoverci nel mondo reale. Muoverci nel mondo reale vuol dire che io, con uno sforzo limitato e un quantità di soldi limitati, devo mettere in tasca alla maggior parte della gente un telefono che fa almeno le cose essenziali a cui oggi siamo abituati: non telefonare e mandare SMS, ma vedere le mappe, chattare e altre cose. E questo è possibile perché in realtà sono stati fatti vari fork di Android, che è un Linux derivato creato da Google, che però lo rilascia, lo deve rilasciare essendo un software aperto, in forma pura, senza servizi aggiuntivi, senza cose installate, a livello di codice. C'è stato chi ha preso questo codice e si è messo a produrre una distribuzione binaria. Lasciamo perdere, ce ne sono stati diversi prima dell'ultima di cui parleremo, e qualcuno definisce le distribuzioni di software da installare sul telefono ROM. Se si parla di software per il telefono o si parla di ROM, stiamo parlando in realtà della stessa cosa dal punto di vista di un softwareista o un hardwareista, ma l'oggetto è lo stesso, quindi cercate di fare questo interscambio tra quello che dirò io e quello che dirà Leandro. Torniamo a noi. Se il risultato deve essere questo, un'iniziativa come quella di Lineage OS, che produce appunto un Android stock pulito, senza niente che riguardi Google, incluso i Google Play Service ovviamente, è un'ottima iniziativa, perché io installo in una botta sola su un qualunque telefono, uno dei moltissimi telefoni supportati che abbia Android, l'ambiente completo, e ho immediatamente un telefono operativo che telefona, manda SMS, fa anche un altro po' di cose estremamente semplici, su cui posso installare applicazioni. Però applicazioni senza un market, senza uno store, io le posso installare soltanto in sideload, caricandomi, trovando gli APK in giro e caricandoli a manina. Non è una cosa, è facile, ma non è una cosa molto semplice da gestire per gli aggiornamenti e quant'altro. Però questo è stato un enorme passo avanti, perché effettivamente uno smartphone funzionante si poteva comprare a prezzi del tutto simili a quelli di uno smartphone anche inferiore. La cosa però non bastava, perché in mancanza degli store, in mancanza di roba già preinstallata che rendesse lo smartphone Linux un minimo simile a uno smartphone normale, non esisteva. E su questo, su Lineage OS, costruendo sopra Lineage OS, si è creata l'iniziativa di eFoundation di produrre non un sistema operativo, quello è già Lineage OS,
ma una distribuzione completa, diciamo, se vogliamo, un piccolo ecosistema software che partendo da Lineage OS costruisse un qualche cosa che dal punto di vista dei servizi del funzionamento per le persone normali fosse un cellulare smartphone. E come è stato ottenuto questo? Leandro racconterà tutto perché è lui che sa le cose, ma detto in termini veramente elementari, e spero di non banalizzare troppo, poi Leandro mi correggerà durante la sua esposizione, è stato creato un microservizio che si chiama MicroG, che fa sostanzialmente finta verso le applicazioni di essere i Google Play Service. Dopodiché fornisce all'applicazione un servizio simile a Google libero, oppure accampa scuse del tipo no, in questo momento siamo staccati, non te lo posso dare, eccetera, eccetera, allo scopo di far comunque funzionare le applicazioni. Questo rende possibile installare applicazioni Android, una buona parte delle applicazioni Android, e di farle funzionare con sforzi limitati, specialmente se uno va a leggere in un forum che cosa hanno installato gli altri con successo. Ma non basta, viene fornito anche uno store che non è il solito F-Droid che tutti conosciamo, che permette di installare applicazioni libere da un vero e proprio market gratuito e libero ovviamente, ma ne ha installato un altro derivato da un altro market su cui Leandro racconterà, che è Aurora Store, che a tutti gli effetti si comporta come un market, come il Google Play Store. Nel senso che uno può installare le applicazioni, ci trova una buona parte delle applicazioni commerciali e funzionanti, e ci può scaricare le cose più svariate. Io ci ho trovato tranquillamente il CEAID per usare la carta d'identità come token, ci ho trovato il token della mia banca per poter utilizzare l'OTP della mia banca, ci ho trovato le applicazioni più normali, perfettamente funzionanti, installabili come da uno store. E questo è un grosso passo avanti per rendere il telefono effettivamente inseribile nella tasca della zia o dell'amico che non vuole occuparsi di computer, o anche del nerd che avrebbe tempo di occuparsi del suo smartphone ma lo vuole spendere invece in altre cose. Devo dire che io in pratica sono riuscito finalmente a raggiungere il sogno di avere un oggetto degooglizzato, un oggetto ragionevolmente libero, cioè ragionevolmente rispettoso della mia privacy, non completamente, ma che riduce moltissimo il danno, senza dedicarci troppo tempo e senza aver speso troppi soldi. Questo è un obiettivo difficile, e Foundation ha tra i suoi tanti meriti, su cui Leandro si dilungherà, quello di essere stata la prima a mettere in grado me, e spero molte altre persone, di compiere questa operazione con poche centinaia di euro e un paio di giornate di lavoro che si sarebbero potute ridurre andando a leggere meglio i forum che ci sono in giro. Questo per dirvi che il mio intervento qui voleva soltanto illustrarvi la prospettiva personale su quali sono i mali della privacy oggi, non 10, non 20, non 30 anni fa, il panorama è completamente cambiato, e raccontarvi una success story, perché qui voi vedete, anche se sembra un mattoncino del tutto uguale agli altri mattoncini, questo è un telefono che contiene A-Foundation con una dozzina di applicazioni caricate, è tra l'altro un Fairphone, quindi se voi siete sensibili alle questioni ecologiche più materiali, è un telefono che costa un po' di più a parità di prestazioni di un telefono normale, che è riparabile, fatto con materiali per lo più ottenuti da fonti rispettose del lavoro delle persone, e più che altro può essere aggiustato con un singolo cacciavite, si smonta completamente, si possono cambiare i pezzi comprando i pezzi che si sono guastati, si possono aggiornare le parti quando escono cose più avanzate, per esempio si può cambiare la telecamera del modello precedente inserendoci la telecamera del modello attuale, che è più performante. Non sono tutte rose e fiori, è chiaro che non tuttissime le applicazioni che voi vorreste che ci girassero ci girano, però per esempio lo store di Foundation permette di richiedere, se manca un'applicazione, di richiederla. Io l'ho fatto due volte e nel giro di pochi giorni queste applicazioni sono comparse. Il funzionamento dello store di Foundation è un argomento complesso e spero che Leandro avrà tempo di parlarne.
Io credo di aver occupato il tempo che mi potevo rubare. Vi volevo soltanto far passare questo messaggio. Si può fare, lo si può fare senza particolari competenze di Android o di sviluppo sui cellulari, che io infatti non avevo, e sono contento di averlo fatto. È 6 o 7 mesi che sono in questa situazione, il vecchio cellulare è sulla mia scrivania, senza SIM, acceso. Tante volte dovessi provare a usare una delle vecchie applicazioni, ma è capitato una volta in 6 mesi, cioè lo tenevo lì come rete di sicurezza sulla scrivania senza portarmelo dietro. Tante volte avessi dovuto fare qualcosa che mi ero scordato, ci mettevo dentro la SIM e ripartivo nel solito ambiente inquinato di Google. Beh, questo mi è successo una volta in un mese e avrei potuto farne a meno, non era una situazione di urgenza. Questa è un'altra success story importante, perché è importante non riuscire a inizializzare un telefono, ma mettersi in tasca un telefono che sia sostanzialmente più rispettoso della privacy. E si può fare, citando ovviamente Frankenstein Junior. Vi ringrazio. Grazie a te, Marco, dell'introduzione. Io volevo cominciare prima con un breve sondaggio, visto che insomma non siamo nemmeno pochi oggi, per capire quanti di voi hanno usato, quindi non provato ad installare o giocato, ma usato un telefonino con una ROM custom. È entrato Leandro adesso. Si va? Ok. Non vedo mani alzate, quindi significa che qui... Ah, uno, ok. Due, ok, tre, bene. Ok, comunque, insomma, qui saremo 3 persone. Ti sentiamo, Marco, sai? Sì, e sentiamo anche voi, sai, Sebastiano? Ok, l'altra domanda era quanti di quelli che hanno utilizzato una ROM custom l'hanno utilizzata come telefono principale, cioè il telefono a cui rispondono quando chiamano il suo numero. Porca miseria, ok. Quelli, i 4 sono tutti 4 buoni. Diciamo che ad oggi però, in linea di massima, anche se andiamo a utilizzare una ROM custom, è difficile che questo sia il nostro primo telefono, quello dove salviamo i nostri contatti, dove magari abbiamo il nostro calendario, eccetera. Aggiungo una domanda che non avevo previsto, visto che non mi aspettavo che tutti lo utilizzassero come primo telefono. Avete applicazioni Google o che si basano su Google? Ok. 4 su 4, ma abbiamo beccato i buoni, insomma, siamo a desk, insomma. Ok. Da dove nasce questo talk? Allora, io preciso, non sono uno sviluppatore Android, non sono nemmeno particolarmente appassionato di telefonia, no? A conferma di quello che diceva Marco, che non è necessario essere degli smanitori di Android per approcciare a iOS. Sono però una persona che da sempre ha avuto a cuore i temi del software libero, della privacy. E se su questi fronti, insomma, dei risultati negli anni si sono ottenuti, mi viene in mente il fatto che molte amministrazioni pubbliche, insomma, hanno anche adottato software libero, è sicuramente perché in iniziative come questa, come Google Day, molto lavoro è stato fatto. In altre situazioni non vedremo forse mai ottenere risultati, quindi forse l'anno di Linux sul desktop è destinato a non arrivare. Ma la cosa che credo possiamo notare è che ormai da tempo la maggior parte delle interazioni con la rete si sono spostate sul mobile. Quindi la maggior parte delle persone utilizza il telefonino per collegarsi a internet. Se in futuro è possibile che si possa incontrare una persona senza un PC, molto difficilmente troveremo una persona che non ha uno smartphone. E la questione è che su Linux, sul mobile, Linux è già presente da sempre, quindi Linux mobile è una realtà e anche open source, perché la base del sistema operativo è open source. Ma com'è che questa cosa non ci fa piacere? Perché ovviamente sappiamo benissimo che all'interno di questi telefonini c'è un grosso strato di software closed, di software di Google, in particolare i Google Play Service, che
diciamo, è la base indispensabile non solo per le applicazioni di Google, ma anche per tutta una serie di app che contano, fanno conto di questo software per poter funzionare. Ecco, qui avevo messo perché questo scarso successo delle ROM custom, qui mi sono beccato anche quattro di quelli che lo usano bene, però insomma credo di non sbagliare, il Linux sul desktop non abbiamo ancora raggiunto, ma tutti noi utilizziamo normalmente Linux sul desktop. Le ROM custom sul telefonino o un telefonino completamente open, ancora la maggior parte di noi non ce l'ha, nonostante magari siamo in un contesto dove le skills per poterlo fare ci dovrebbero essere. Figuriamoci se possiamo pensare che un utente normale possa scegliere di prendere un telefonino che non sia con Android con Google installato come suo primo telefono. Allora, ci siamo chiesti quali potessero essere le caratteristiche che un device deve avere per poter essere il nostro device principale. Abbiamo individuato tre fattori. L'hardware funzionante, che può sembrare una cosa un po' paradossale, ma nella realtà chi ha avuto a che fare con le ROM custom sa che questa qua non è una cosa scontata, far funzionare il GPS e tempo addietro anche il wireless. E è chiaro che se uno vuole pensare di adottare un telefonino come primo telefonino, l'hardware deve funzionare tutto. Dicevamo prima, la disponibilità delle app più diffuse, nel senso che magari anche noi che siamo un po' più sensibili alle questioni della privacy, o per lavoro o perché comunque le dobbiamo conoscere, applicazioni come WhatsApp, Facebook, Instagram, ci ritroviamo ad aver installate. Nella domanda che ho fatto prima, tutti e quattro, quelli che comunque hanno come primo telefonino una ROM custom, utilizzano applicazioni che fanno affidamento su il software di Google. Quindi dobbiamo aspettarci che il telefonino ci permetta di fare questo con una certa facilità. E l'altra parte è l'integrazione con una piattaforma cloud, nel senso che ormai ci siamo abituati che quando acquistiamo un nuovo telefonino installiamo, configuriamo il nostro account, perché è indispensabile se vogliamo installare delle applicazioni, e di fatto molto generosamente Google ci regala una casella di posta elettronica, ci permette di fare la copia dei nostri contatti sulla loro piattaforma, e così per il calendario e così per le foto. Poi se perdiamo il telefonino abbiamo il backup, lo possiamo ripristinare. Se cambiamo telefonino, ne prendiamo uno nuovo, inseriamo l'account e ci ritroviamo tutto sincronizzato. Si viene a creare quella condizione che viene comunemente chiamata Walled Garden, dove sostanzialmente siamo talmente abituati ad alcune comodità per cui anche se sappiamo che magari il sistema operativo è parecchio intrusivo, ce lo facciamo andare bene perché è difficile rinunciare a questi servizi qui. Quindi il fatto che ci possa essere una piattaforma cloud che ci permetta di avere la stessa comodità che ci dà Google o Apple è sicuramente una di quelle funzioni che richiediamo a un telefono perché sia il nostro telefono principale. Perché è interessante il Foundation, qualcosa l'ha già detto anche Marco, per dire, aggiungere qualcosa in più. Intanto è una fondazione, non è un'azienda, è un'associazione non profit. È fondata dal creatore di Mandrake, la distro Linux ovviamente, non il mago, quindi è una persona che ha già avuto modo di dimostrare di saper gestire con successo anche delle imprese complesse. E un'altra cosa che io ritengo parecchio interessante è che è dichiaratamente privacy centrico. Se andiamo a vedere l'home page, il claim dell'azienda è your data is your data. Questo è un chiaro posizionamento di mercato e sappiamo che quando una realtà si posiziona su un particolare oggetto, in questo caso la privacy, andare a incriminare o a sbagliare su quella cosa significa far fallire il progetto. Quindi a nostro giudizio il fatto che siano dichiaratamente legati a doppio filo al fatto di garantire la privacy è un lato positivo del progetto. E poi l'altra cosa fornisce quelle tre cose che dicevamo prima, cioè la possibilità di avere un telefono che mi evita di essere capace di installare una ROM, vado nel sito e lo acquisto, mi dà un App Store che mi permette di chiedere l'installazione di un'app e avere l'app installata,
e mi fornisce un'infrastruttura cloud per cui inserisco il mio account cloud e ho i miei dati backupati anche sui loro server. Possiamo dire che la user experience all'interno di un telefonino di Foundation è sostanzialmente la stessa di quella che abbiamo con gli smartphone Google o iPhone. Ovviamente, ripeto, adesso qui noi andiamo ad evidenziare le parti buone. Sappiamo benissimo, insomma, che questi progetti possono non funzionare al 100%, ci sono ancora delle cose che vanno sistemate. Ma il motivo poi che ci ha spinto anche a dare visibilità è che, vediamo quanto tempo abbiamo e cosa riusciamo a vedere, il funzionamento è veramente, veramente facile e lineare. Andiamo un po' sulla parte un po' più tecnica. Cosa significa degooglizzare uno smartphone? Appunto, sappiamo bene che sopra a Android Open Source c'è lo strato di software che identifichiamo con i Google Play Service. Tutte le app di Google fanno utilizzo di questo software, ma anche una buona parte delle applicazioni di terze parti includono nei sorgenti la client library che si interfaccia con i Google Play Service. Giusto per nominarne uno su tutti, Signal, nonostante che sia l'applicazione, una delle applicazioni che fa della sicurezza il suo punto focale, include la client library per interfacciarsi ai Google Play Service. Lo fa sostanzialmente solo per ricevere le notifiche push, perché altrimenti se scegliete di installarvi la versione che non include la libreria, per ricevere le notifiche dovete aprire Signal o comunque tenerlo sempre aperto, ma di fatto anche delle applicazioni che noi siamo abituati ad inquadrare come applicazioni sicure fanno uso dello strato di software che deriva da Google. Quindi degooglizzare uno smartphone sostanzialmente significa rimpiazzare quel strato di software, il Google Play Service, con un altro software. In questo caso il software in questione è Micro G. Micro G sostanzialmente è in grado, in estrema sintesi, di rispondere a tutte le richieste, API o a tutte le interazioni che comunque i software possono fare con questo strato di software Google, con il Google Play Service. Come lo fa? L'hack in questo caso è il signature spoofing. Cosa succede? Le applicazioni, prima di interfacciarsi con i Google Play Service, non tutte ma la maggior parte, fanno la verifica della firma digitale per garantirsi dell'originalità dei Google Play Service. Il problema è che ovviamente Micro G non ha la chiave privata di Google e quindi non può generare un certificato che sia che risulti essere originale. Come si riesce ad aggirare questo? La verifica non viene fatta sicuramente dall'applicazione, non è che ogni applicazione ha nei propri sorgenti il codice per fare la verifica della firma digitale, fa una chiamata al sistema operativo. Ovviamente il sistema operativo sotto, se implementa la signature spoofing, dà semaforo verde e dice: tranquilli, parlate, interagite con il software perché si tratta di Google Play Service. Questa è, la lasciamo lì così, però ovviamente se andate ad informarvi in giro non sono tutti che sono favorevoli all'implementazione nel sistema operativo della signature spoofing. Perché? Perché in linea teorica, nel momento in cui è presente, qualsiasi app potrebbe spacciarsi per un'altra app e questa sarebbe ovviamente un'esposizione di sicurezza. In realtà in EOS, che ovviamente viene già fuori, viene già distribuito con Micro G compreso, non c'è nulla da fare, la signature spoofing è attiva solo a livello di alcune applicazioni a livello del sistema operativo. Quindi in user space non è possibile fare signature spoofing, non esiste che un'applicazione riesca a installarsi spacciandosi con un'altra. Quindi è tutto ingabbiato a un livello di sistema operativo e è controllato, circoscritto a solo quelle parti che devono consentire di degooglizzare il telefono. Poi parlavamo delle app che funzionano. Qui provo a farvi vedere il telefono. Questo è iOS, questo è l'App Store che vi trovate davanti. Ok. Proviamo a cercare qualche applicazione. Andiamo con quelle di Google.
e YouTube è pronto all'installazione. Non so, WhatsApp ed è pronto all'installazione. Vedrete che tutte le applicazioni che siamo abituati ad utilizzare sono già qui, belle pronte per essere installate e utilizzate. Io qua ne avevo preparate già alcune, c'è cioè Facebook, eccetera. Ok? E questa non è sicuramente una cosa così scontata per chi, come dicevo prima, ha utilizzato ROM Custom. Qual è la questione che è un po' il punto opaco di questo sistema? L'App Store di iOS dichiara di prelevare le applicazioni dal servizio cleanapk.org. Cleanapk.org è un servizio interessante perché comunque dice che nelle applicazioni che lui approvvigiona fa il controllo del certificato digitale, quindi verifica che siano originali. In più fa un controllo con il servizio di Exodus Privacy per verificare che non ci siano tracker. Se torniamo un attimino nel telefonino e apriamo un'applicazione, vedete qui che oltre al rating degli utenti c'è anche un rating della privacy. 8 su 10 significa che l'applicazione contiene qualcosa che manda dati a qualcun altro. Le applicazioni installate di Android normalmente hanno un rating di 10 su 10. Questa è già una cosa utile perché ci permette, anche senza andare a cercare informazioni sull'applicazione, di farci un'idea di quanto possa essere intrusiva. Il rank delle applicazioni open source può essere 10 su 10 o 9 su 10 perché insomma ci sono inclusi quando applicazioni open vengono sviluppate con delle piattaforme che hanno la possibilità di riportare eventuali errori, gli sviluppatori hanno inserito dei tracker, ma sono tracker buoni, ma giusto per darvi l'informazione nel caso installaste cercasse un'applicazione che ritenete sicura e non troviate un rank di 10 su 10. Torniamo al discorso di cleanapk.org, quindi diciamo fornisce un servizio egregio perché dicevamo ci fornisce tutte le applicazioni che abbiamo bisogno. Ci dà un servizio in più perché controlla che siano originali, perché controlla che non ci siano tracker. Come diceva Marco, addirittura è possibile dal cellulare richiedere un'applicazione se non la troviamo e i tempi sembrano essere anche abbastanza celeri per trovarla presente nell'App Store. Però ci dice anche che le applicazioni open le preleva da F-Droid. Non ci dice dove arrivano però le altre applicazioni, le altre APK. Ovviamente quando un'azienda si espone come sostenitore della privacy è facile che nei suoi forum sia popolato di persone che sono particolarmente sensibili alle questioni della privacy. Infatti se date un'occhiata troverete soprattutto un thread dove sono parecchio duri su questo punto nei confronti di Foundation. Si sono generate alla fine, dopo lunga discussione, una FAQ dove sostanzialmente i Foundation dice che lei periodicamente riceve delle proposte di collaborazione, che gli è sembrata che la proposta di cleanapk.org fosse una proposta valida, che lo stanno utilizzando da diversi anni, che stanno invitando anche gli utenti a segnalare eventuali problemi e che ad oggi problemi non ce ne sono. Quindi questo è quello a cui dobbiamo fermarci. Delle congetture che sono state fatte ovviamente è quella che dietro alle applicazioni closed ci siano altri app store come Aurora che citava prima Marco o APK Pure che è un altro store che sostanzialmente sono dei gateway verso Google Play. Aurora se lo installate lo aprite vi chiede proprio vuoi collegarti a Google Play con il tuo account o in maniera anonima. Se scegli in maniera anonima usano un loro account e non fanno altro dirti che applicazione vuoi, la pescano da Google Play, te la restituiscono e poi nel sistema operativo tu fai quello che vuoi. Quindi è facile intuire che dietro alle applicazioni closed di cleanapk.org ci possa essere uno di questi store. Qual è il problema di questi store? Che c'è chi solleva dei dubbi sul fatto che siano legali, sul fatto che possano fare questa cosa. E qui si potrebbe fare un'altra congettura, che quindi cleanapk.org possa essere un escamotage realizzato per tutelarsi nel caso in cui domani mattina Google si svegliasse e volesse rompere un po' le scatole dal punto di vista legale. Però ripeto, queste sono congetture. Ad oggi noi ci fermiamo al fatto che
Abbiamo la disponibilità di tutte le applicazioni, della maggior parte delle applicazioni che ci servono, che si installano con un click e che quelle open arrivano da Droid, e questo è tutto quello che possiamo dire. Quindi poi si pone il problema di dire: ho un'applicazione closed, devo installarmi WhatsApp, mi sono fatto un telefono degooglizzato e adesso ho un'applicazione che comunque fa il suo bel lavoro di profilazione, manda su i miei contatti, manda su le mie foto. Peccato, perché sarebbe bello riuscire a limitare un po' sta rottura di scatole. È possibile fare anche questo, perché quando le aziende hanno avuto l'esigenza di consegnare ai propri dipendenti un telefonino solo, per evitare che quando erano in giro si dimenticassero a casa, fatalità, quello dell'azienda, è stato sviluppato quello che si chiama Work Profile. Sostanzialmente si tratta di una sandbox all'interno del sistema operativo, dove l'azienda può installare le applicazioni aziendali, i dati, i contatti della rubrica aziendali, i file aziendali, e tenerli totalmente separati da quelli personali. Quindi sostanzialmente un utente può avere i suoi contatti, i suoi familiari, le sue foto delle vacanze sul profilo personale, e avere invece quelli che sono i dati aziendali, i documenti aziendali e i contatti aziendali sul work profile. Shelter è un software che sfrutta proprio questa funzionalità. Non so se si vede qui, no, vediamo nel telefono. Io l'ho già installato per comodità e per anche tempi. Lo vediamo da qui. Sostanzialmente Shelter mostra le app installate nel profilo principale e poi ti dice che puoi clonarle su Shelter, sostanzialmente nei work group. Quello che si può fare, infatti, è quello di selezionare un'applicazione e cliccare su Clone to Shelter per ritrovarsi con l'applicazione installata nel work profile. Una cosa che non vi ho detto, scusatemi un attimo, quando noi installiamo Shelter vediamo che di default abbiamo già installati nel work profile i contatti, i file e Micro G. Se andiamo a vedere le applicazioni sul desktop del telefonino, vediamo che abbiamo un'icona dei contatti con il lucchetto e un'icona di file con il lucchetto, mentre ne abbiamo un'altra che sono quelle di default. A dimostrazione che sono due ambienti separati, io avevo creato dei contatti nel mio profilo. Quando ho installato Shelter, i contatti sul work profile sono vuoti. Quindi questo significa che tutte le applicazioni installate nel work profile, anche se accedono ai contatti, accederanno ai contatti che noi decidiamo di inserire qui. Il modus operandi standard di chi utilizza Shelter è quello di inserire solo i contatti che gli servono e possibilmente, ovviamente pulendo da dati supplementari, lasciando il numero di telefono e magari un nickname, in modo che se anche i dati vengono inviati, l'utilizzo che si può farne è sostanzialmente limitato. L'ultimo suggerimento che vi do in relazione a Shelter è quello di non clonare le applicazioni come vi ho fatto vedere prima, ok, ma di clonare su Shelter direttamente l'App Store e poi installare eventualmente applicazioni dall'App Store clonato su Shelter. Quindi se io voglio installare WhatsApp, lo installerò su Shelter e questa istanza di WhatsApp avrà accesso solo al sandbox del work profile e alle applicazioni e ai dati che sono installati lì dentro. Diciamo che questo già rappresenta la possibilità di dire: ho un telefono dove ho le applicazioni che mi servono, ma le applicazioni che mi servono ho avuto la possibilità di relegarle in un contesto dove ho più controllo sui dati che possono leggere. Ok, vediamo cosa viene dopo. La parte del cloud che evidenziavamo prima come una parte importante per avere un telefono, uno smartphone come telefono principale. iFoundation mette a disposizione una sua infrastruttura e se noi andiamo nella sezione degli account del telefono
abbiamo la possibilità di inserire un account Google. Questo significa che se abbiamo già un account Google nel nostro telefono attuale, possiamo configurare qui il profilo username e password del nostro account Google e vedere sincronizzati i nostri contatti, i nostri file, le nostre foto sul telefonino di eFoundation. Ovviamente questo non è il risultato ottimale e quindi una delle soluzioni alternative è quella, per esempio, di registrare un account sul cloud di eFoundation e mantenere i dati su questo cloud. Ovviamente le funzioni sono le stesse. Nel momento in cui inserisco un account nella rubrica, questo verrà sincronizzato sui cloud di eFoundation, così per le foto, per il calendario, eccetera. Un'altra cosa che è di molto interessante è che questo lo posso fare dal momento che sono utilizzati i protocolli standard di CalDAV, utilizzare un account WebDAV. Io personalmente utilizzo una piattaforma Zimbra nel mio telefonino, quindi avevo sempre utilizzato sia come posta elettronica ma anche per la gestione del calendario eccetera la piattaforma Zimbra. Ho inserito il mio account come account WebDAV e mi sono trovato con il telefonino che era già a posto, pronto all'uso. Marco prima parlava di 2 giorni magari per sistemare il telefonino. Io devo dire che la mia esperienza è stata quella di, non so, un paio d'ore per avere il telefonino già pronto e funzionante. E non so come siamo con i tempi. Vabbè, vi faccio vedere un po' velocemente. Vabbè, la procedura di iscrizione al cloud è quella classica: si inserisce un indirizzo di posta elettronica, si riceve la mail per la conferma, si sceglie un account che diventerà la parte di sinistra di una mail chiocciola i.email che viene fornita da eFoundation. Ovviamente c'è la conferma e lato cloud scopriamo che c'è un fork di Nextcloud. Si tratta di un fork dove lato server è stata implementata end-to-end encryption. Quindi insomma, come sapete benissimo, si tratta che nemmeno gli amministratori di sistema di eFoundation possono accedere ai nostri dati. Abbiamo ovviamente anche le altre zone, gli altri dati, i contatti, il calendario, le foto e la posta elettronica. Ovviamente per chi desidera avere un proprio cloud personale ha la possibilità di installarsi su un proprio server Nextcloud oppure, come dicevo prima, qualsiasi altro server che supporti i protocolli standard di CalDAV. Oppure viene messa a disposizione la piattaforma stessa di eFoundation, è priva in maniera abbastanza comprensibile anche del server di posta elettronica, ma c'è l'immagine che vi permette di installarla su un vostro server. Io mi fermerei qui eventualmente per alcune domande se ci sono, o altrimenti non so. Come siamo con il tempo, Sebastiano? Con il tempo siamo a posto. Diciamo che se ci sono domande potete alzare la mano e venirla a fare. Venite qui da me. Domanda. Da uno di quelli che ha già un telefono. Per quale motivo dovrei scegliere EOS piuttosto di Lineage OS con MicroG? Allora, io non sono qui a promuovere, a fare lo sponsor di EOS o eFoundation, lo metto in precisazione perché, non so, forse ci ho messo troppo entusiasmo, ma la mia idea è di presentare un progetto alternativo. Credo che la tua domanda nasca dalla valutazione delle capacità del sistema operativo. Quello che io trovo che sia interessante in questo caso è che abbiamo un ecosistema completo, quindi anche magari la... Però, arrivati a questo punto qua, EOS è nato per combattere il Walled Garden di Google. A questo punto non mi stanno introducendo il loro Walled Garden, ok che mi danno la possibilità di fare il self-hosting, ma comunque la posta elettronica preferibilmente se la vincono loro. Cioè a questo punto è praticamente passare dalla padella alla brace, anche perché io comunque sto usando un servizio di cui non so dove sono i server, perché comunque non è specificato da nessuna parte sul sito di eFoundation dove sono queste macchine, se sono conformi alla GDPR e soprattutto non so cosa stanno facendo sulle macchine, perché come si sa benissimo
il cloud in realtà non è cloud computing, è il computer di qualcun altro. Certo, certo. Allora, si sa dove sono i server, si sa anche che sono alimentati a energie rinnovabili e informazioni in questo senso, ripeto, io non sto sponsorizzando, non vorrei, ti do le risposte perché quello che leggo non sto sponsorizzando in nessuna maniera quindi ti do le risposte che, perché io mi sono fatto i tuoi stessi dubbi, le tue stesse domande e ti do le risposte che ho trovato io, ok? Era la parte dei, mi dicevi del, di dove sono i server, poi cos'era, ricordami? Dove sono i server, se sono in territorio europeo? No, sono GDPR compliant, da quello che riportano loro, c'è proprio una parte che dice che è GDPR compliant, quindi da questo punto di vista le informazioni ci sono. Poi anche qui è un po' il solito discorso che si può fare per tante altre realtà, è l'obiezione che molti mi fanno di dire, ah ok, tu mi installi il software libero, mi dici che si possono vedere i sorgenti, ma chi è che va mai a vedere i sorgenti, no? È un po' sempre la stessa obiezione. E giustamente uno, se ha questi dubbi, può preferibilmente continuare a utilizzare Google e i server di Google se si sente più tutelato. Da questa parte io ritengo che far girare nel mio telefonino software open source, basarlo sui miei server dove sono io che ho installato i miei dati, mi dia una garanzia personalmente in più rispetto che appoggiarli a Google, insomma. Il discorso è più che altro che dato che comunque EOS è un fork diretto di LineageOS con MicroG. Se io prendo comunque LineageOS con MicroG, che c'è il progetto non ufficiale comunque di diverse parti, mi trovo praticamente la stessa soluzione senza essere vincolato sia dai cicli di rilascio, che comunque sono più lenti rispetto a quelli di LineageOS, e soprattutto mi svincolo anche dal codice di EOS, certo. E quindi mi svincolo da tutta la parte dei servizi cloud preintegrati, mi svincolo dal loro App Store, che comunque, come dalle slide, non si sa la sorgente di determinate applicazioni, quindi io non ne ho la più pallida idea di dove hanno recuperato questi APK. Quando posso installare comunque LineageOS con MicroG, installare Aurora Store e farmi la valutazione comunque sempre con Exodus del rischio privacy degli applicativi, tirarli giù direttamente da Google e fare la verifica con i certificati di Google. Sì. Sono d'accordo con te. Sì. Ok. Ci sono altre domande? Non ci sono altre domande, per cui sì. Grazie. Ah, c'è una domanda, arrivo. Più che una domanda, forse è una risposta al tema. Secondo me, da quanto ho capito del progetto Elementary OS, penso sia un passo intermedio, forse, rispetto a full self-hosted, mi faccio tutto da me, mi compilo gli APK, faccio tutto quello che voglio io, e un utilizzatore, dico, meno esperto, che magari vuole usare il proprio telefono in maniera semplice, senza essere per forza vincolato, certo. A un, perché a tutti gli effetti questo qua è un passo intermedio, cioè certo. Il poter self-hostare il backend è comunque un passo intermedio tra Google o Apple e mi compro la VPS e mi installo Nextcloud e tutto il resto. Ti ringrazio anche perché sono d'accordo con questa posizione. Quello che vedo io, la mia opinione, perché ripeto, trovo assolutamente legittimo e mi piace che ci sia la possibilità di poter scegliere tra più soluzioni e quindi anche per chi ha le skill di farlo, di adottare quella soluzione. Ma trovo che questo sia un approccio che sia pragmatico. Cioè l'idea è quella di dire, voglio provare a uscire dalla nicchia, voglio provare a fare una proposta che anche quello che, è per questo che in premessa ho detto, guardate che io non ci capisco quasi niente di telefonia mobile, perché non è necessario essere skillati per riuscire, mentre per fare quello che dici tu qualcosina la bisogna sapere, qui mi compro il telefono, installo le app, lo uso, ho finito. E se devo paragonare le due soluzioni, io preferisco una. È un approccio che è pragmatico. Io lo vedo nella mia esperienza personale. Come dicevo nell'introduzione, io sono una quindicina d'anni che vado disseminando software open source per le aziende. Ma l'unica cosa che ho fatto è che quando mi dicevano Windows, ok, usiamo Windows. Perché il CAD? Usiamo il CAD. Ma il gestionale? Usiamo il gestionale. E andavo lì, installavo Windows e ora c'è un sacco di software open source che gira in giro. Quindi è giusto l'approccio che sia quello un po' più rigoroso, perché bisogna
che ci siano comunque chi tiene il punto fermo, chi va a rompere le scatole, ma non disprezzo nemmeno gli approcci che sono più pragmatici, perché ci fanno fare, dal mio punto di vista, un passo avanti. Ai miei genitori, tra un telefonino classico e un telefonino degooglizzato, dove magari glielo sistemo io con due app, acquisterò e regalerò magari un telefonino di questo tipo qua. Insomma. Domande? Allora, aspetta che vengo di qua. Secondo che arrivo. Sono stato un po' distratto, quindi spero di non fare una domanda. È mai stato analizzato tutti i tipi di connessione che avvengono dal telefonino per capire se ci sono cose strane che girano? Guarda, non ti so rispondere con certezza, non è un dato che ti posso dare con certezza. So che se andate a fare un giro nella community, vedete che bastonano abbastanza, perché è chiaro, ti proponi come progetto sensibile alla privacy e quelli che arrivano là sono tutti quanti sensibili alla privacy. So che ci sono molte verifiche fatte sui dati che vengono trasmesse, ci sono delle comparazioni per esempio tra quello che fa un telefonino con Google e quello che fa una ROM custom, però ti direi una bugia, non ho un dato che sia certo. Altre domande? Non ne vedo, quindi grazie a Leandro Water e a Marco Calamari che è intervenuto prima per questo talk molto interessante. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza e la vostra conoscenza con noi qui all'End Summer Camp.